Vediamo ora come fare l'analisi di una mod scaricata da internet, dai forum. Per esempio, adesso abbiamo selezionato MindTestRecycle e vogliamo capire come funziona. Questo è importante perché molte mod sono disponibili ma senza documentazione o con pochissima documentazione. Quindi supponiamo di aver trovato questa mod, sappiamo che ha a che fare con il riciclo, quindi con il riciclo di oggetti, ma la proviamo a mettere dentro i nostri mods e quindi andiamo a fare il primo modo di indagine, che è quello di semplicemente configurarla, andare a vedere MindTest Recycle abilitato e la proviamo a giocare. Allora, innanzitutto qui vediamo il solito problemino, sappiamo come risolverlo, quindi andiamo nelle mods e questa mod la dobbiamo chiamare Recycle. Anche questo vedremo dopo che c'è un sistema un po' più scientifico per capire qual è il nome della mod, però per il momento torniamo al nostro Recycle abilitato, salva. E proviamo a giocare questa mod. Quindi la mod si chiama Recycle Time 6000 per avere giorno e proviamo a vedere un po' come che cosa ci dà questa mod. Ah, dovremmo essere preferibilmente in modalità creativa, così ci capiamo qualcosa. E poi magari Unified Inventory, che ci dà una mano a capire come funzionano le mod. Proviamo a giocare adesso con questi due trucchi impostati. Ok, andiamo in I e proviamo Recycle invia. Ok, quindi noi sappiamo che questa mod ci fornisce questi dati, quindi ci fornisce. Adesso la mod è in francese, quindi ci dà 9 bottiglie d'acqua, ci dà il bricco di latte, quindi la confezione di latte, una lattina di Coca-Cola, 99, dire il vero, 99 è anche il primo, un vecchio giornale, delle bucce di banane e dei contenitori, quindi un contenitore di rifiuti. Nero e un contenitore di rifiuti invece verde per le cose, per il vetro nero colorato. E poi qui ci dà ancora un sacco delle immondizie, anzi 99. Perfetto, queste sono più o meno tutte le cose che abbiamo. Quindi noi sappiamo che poi queste cose forse sono craftabili. No, come vedete non ci sono craft, non ci sono ricette di craftatura, potrebbero essere messe, ma chi ha creato questa mod non ha pensato di fare il crafting. E quindi andiamo decisamente a osservare. Quindi osserviamo, vedete che questa qui è la bottiglia d'acqua, quindi se la rezziamo vedete che ci compare una specie di doppio piano con la bottiglietta d'acqua. Poi abbiamo la confezione di latte, latte che vedete c'è c'ha tutta una serie di cose, quindi c'è a quattro lati, c'è il fronte, il retro e il top. Probabilmente sono cosette fatte in Blender. E poi abbiamo una lattina di Coca-Cola che è praticamente una appunto una lattina di Coca-Cola che vedete che ha ci annotiamo, ok, è piccoletta e quando ce l'abbiamo in mano vedete che ha una immagine diversa. Abbiamo il giornale vecchio, vedete che è fatto così, e poi abbiamo ancora la buccia di banana e abbiamo ancora il famoso contenitore e poi abbiamo il contenitore verde. E poi abbiamo infine, mettiamolo qua, il sacco delle immondizie.
Quindi il sacco delle immondizie, aspettate, qui lo vediamo fra un poco, però mettiamo per terra il sacco delle immondizie che è fatto così. Come vedete la grafica è molto accennata, quindi una cosa proprio elementare, però rende bene le nostre cose. Ok? Allora, proviamo a vedere se sono interattivi questi oggetti, quindi andiamo su questo, proviamo a magari... ci prendiamo questo qui lo togliamo. Proviamo a vedere se toccandoli a mano nuda succede qualcosa. Questa non succede niente, questa non succede niente, questa non succede niente, questa non succede niente, questo neanche. Però questi tre probabilmente, vedete che si dice che questo bidone delle immondizie permette di accettare comunque alcune cose, no? Quindi c'è soltanto certi oggetti possono essere messi dentro. Se non conosco il francese, comunque qui possono essere messe soltanto degli oggetti. Facciamo quit, facciamo il tasto destro qua e qui ci dice appunto che qui dentro possiamo mettere la carta, plastica e alluminio. Ok, quindi suppongo che questo voglia dire che qui posso mettere cose non riciclabili e qui posso mettere le cose riciclabili. E poi su questo sacco delle immondizie invece posso diciamo che ci può stare delle cose. Ora, avete notato che dunque facciamo un po' un attimino il clear inv, quello che succede, se avete notato cliccando su questi tasti, che compare questa finestra e su questa finestra c'è un give. Allora il give che cos'è? Il give vuol dire che cliccandolo lui ti dà una serie di oggetti, quindi dà degli oggetti che possono essere buttati via. Quindi il concetto è prendo un oggetto, per esempio il vecchio giornale, e provo a cliccarlo, dunque, provo a toccarlo col punch, quindi col tasto sinistra, e non ha funzionato. Probabilmente bisognerà essere in modalità. Allora, aspettate che lo riproviamo un secondo. Quindi ci riprendiamo il shift questo. Ok, ci prendiamo quello. Ah no, era quello nero. Ah sì, avendolo rotto ci è tornato nell'inventario. Ok, suppongo che questo giochino debba essere giocato fondamentalmente in modalità survival. Quindi l'idea è quella che si torna al menu e si entra in modalità survival. Ok, quindi l'idea è che avendo clear inv senza inventario, tasto destro su questo oggetto, give, abbiamo delle cose e poi avendo in mano ad esempio la buccia di banana e poi cercando di fare il punch di questo, vedete che col punch si cerca di buttare la banana dentro questo oggetto oppure dentro questo. Ecco, vedete che adesso ho fatto il punch con la banana e la banana è finita dentro, cioè me l'ha lasciata buttare. Se prendo invece cioè il cartone di latte e provo a punciare qua dentro, non me lo lascia buttare, ma se faccio il punch qua dentro, ecco, vedete che me lo lascia buttare. Se prendo la bottiglia d'acqua e la provo a buttare, ah no, questo qui probabilmente serve per capire quindi dove buttare, quindi il vecchio giornale mi dice che non posso buttarlo lì, ma lo posso buttare nel verde, nel riciclabile. E quindi imparo, vedete, a buttare. Quindi l'obiettivo di questo minigioco
e di imparare che le varie cose, ecco, questo qui è un sacco di sporcizia vaga, indecifrata, non posso buttarla nel verde, ma posso buttarla nel grigio. Quindi questo permette di fare un esercizio, diciamo, indicativo di riciclo. Però vedete, ho dovuto fare tutta un'esplorazione empirica per capire come funziona. Ora vedremo invece che questa mod è fatta e strutturata da un suo codice, quindi c'è proprio un modo in cui è scritta, e questo modo in cui è scritta ci lo vediamo fondamentalmente da tutti i file da cui è composto. Quindi andiamo. Possiamo navigare i file o sul GitHub, qui ho installato una piccola mod che mi fa vedere tutto il contenuto, oppure ancora posso andare direttamente nelle mod e andare nella mod Recycle e aprire le varie cose. Io trovo che in questo caso sia un pochino più comodo andare sul sito web di GitHub, perché qui abbiamo la possibilità di avere un README. E vedete che README non è proprio un granché. Questo README fondamentalmente è questo. E dentro c'è scritto pochissimo, quindi la documentazione è praticamente nulla. Però io posso andare a vedere, innanzitutto, se sono curioso, posso andare nelle texture e posso vedere le immagini che penso di dare. Quindi vedete che c'è una banana, c'è la bottiglia d'acqua. E poi vedete che qui ci sono tutto il cartoccio, il cartone di latte con le varie immagini, che c'è praticamente il retro, l'ar sarà il dietro, l'av sarà la parte davanti, uni sarà la parte laterale e up è quello che vediamo dall'alto. Quindi sono quattro immagini che ci rappresentano il nostro cartone di latte, tetrapric. Giusto per capire, è questo signore qua. Vedete che c'ha la parte di sopra, la parte davanti e la parte dietro. Ok? Quindi abbiamo visto le quattro texture che compongono il latte. In realtà ce n'è anche un'altra che sarebbe Image Bricklet, e questa sarà l'immagine, vedete che è diversa perché è vista in prospettiva. E sarà quella che compare quando noi prendiamo questo oggetto e ce lo prendiamo in mano. Infatti, se noi adesso ecco, con molta calma lo dighiamo, quando l'abbiamo dighiato in main test, vedete che ci compare nell'inventario e nell'inventario compare appunto questa immagine. Bene, quindi abbiamo visto che il latte è fatto da queste immagini, abbiamo visto che questa qui è la cosa di Coca-Cola, che è un pezzo, un'immagine che verrà fatta con Blender, e poi ci sono le altre cose, quindi il giornale, questa qui l'immagine che comparirà nell'inventory, ma il giornale avrà anche le sue tre immagini, quindi questa è l'immagine del giornale davanti e dietro, e questo è il giornale sempre visto da un altro dei lati, e invece visto dall'alto il giornale, cioè una rivista, avrà queste cose, mentre invece il giornale dell'inventario sarà visto così. Poi ci sono i vari login che vengono usati, e poi ci sono diciamo dove si butta. Aspetta, questo qui questa è l'immagine che comparirà associata al bidone della spazzatura nera indifferenziata, e questa sarà l'immagine associata al bidone del riciclo. Questa invece sarà l'immagine associata al sacco dell'immondizia. Ok, quindi qui abbiamo già un'idea, insomma, di che cosa possiamo trovarci. Qui abbiamo dei modelli .blend che sono costruiti con Blender, adesso non entriamo nel dettaglio, ma che eventualmente uno può scaricarsi e può verificare e cambiare se è necessario.
Abbiamo visto anche come si fa. Bene, quindi fondamentalmente la mod è composta da tutti questi modelli, tutte queste texture, ma soprattutto il programma principale è questo qua, init.lua. Screenshot.png credo che serva soltanto per avere un'idea di che cosa c'è dentro. Quindi vedete che c'è un sacco e c'ho i vari oggettini messi lì. Quindi la cosa più interessante è vedere come funziona l'init.lua. E quindi adesso qui, per chi non mastica molto il codice, lo vede in maniera anche un po' superficiale, invece gli altri, quelli che vogliono seguirmi, scopriranno un pochino di trucchi di questo linguaggio con cui si costruiscono le mod. Qualcosina l'abbiamo visto in Alphabet nel precedente video. Adesso qui vediamo, vedete, questo è un programma lungo, 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 la cui cosa fondamentale è di descrivere una serie di nodi aggiuntivi. Come vedete qui registriamo un nodo che si chiama Recycle, che è il nome della mod. E quindi questo è il modo in cui dobbiamo rinominare la mod dentro mods, altrimenti non funziona. E poi ci dà il nome all'oggetto. L'oggetto è il giornale. Qui gli diamo la descrizione, questa descrizione vecchio giornale, e dovrebbe essere quella che compare quando andiamo. In teoria dovrebbe comparire da qualche parte quando si punta sul giornale, ma non la vedo qua. Comunque serve per capire un po' cos'è. Ecco, draw type è come deve essere disegnato questo giornale. Ecco, questo giornale in particolare non è fatto in Blender, ma è semplicemente fatto come un cubo. Vedete che alla fine della fiera è un cubo. Ora, qual è la differenza fra un cubo normale? Prendiamo questo cubo qua. Questi qui sono i cubi normali di Mindtest, no? Se io questo cubo lo metto qui, vedete che quando lo seleziono, cioè quando ci passo sopra, adesso qui si vede poco, ma quando vado su un oggetto, vedete che viene evidenziata una struttura, anche qua viene evidenziata, e anche nella lattina o nel libro viene evidenziata una struttura che non è proprio un cubo. Allora, questo perché si possono fare dei nodi che sono dei cubi, sì, ma sono dei cubi un po' più schiacciati. Oppure possono essere l'insieme di tanti cubi, come ad esempio le scale. Possono essere due cuboidi, insomma, associati per fare quell'effetto. Vedete che quello è l'ingombro dell'oggetto che è più basso. Allora, torniamo al nostro oggetto. Allora, per dire che l'oggetto non è fatto in Blender, ma è proprio fatto in voxel, cioè nel modo, cioè attraverso la combinazione di più cubi. Qui occorre metterci node box e quindi entriamo proprio nella definizione dei nodi fatti a scatola fondamentalmente. La scatola è definita qui, quindi qui ci dice praticamente come è fatta la scatola e qui ci dice come è fatta la scatola quando viene selezionata. Come vedete, questo è identico. E queste coordinate sono un pochino complicate da calcolare, tipicamente non vengono messe normalmente, ma vengono messe solo quando si vuole schiacciare, quindi rendere più piccola l'ingombro del blocco. In questo caso vedete che l'ingombro di questo è molto piccolo e quindi viene a tutti gli effetti messi questi valori che sono più bassi, no? Quindi sono abbastanza piccoli. Come impostare questi valori è un po' un terno al lotto, se non fosse che l'avevo fatto vedere su Facebook, sul gruppo, esiste un programmino che è questo che permette di calcolare insomma, questi valori semplicemente lavorando. Quindi vedete che qui si calcola l'ingombro, quindi qui si vede una prospettiva del nostro oggetto. E quindi se vogliamo vederlo frontalmente e appiattirlo per dare il senso vedete, del giornale, ecco qui ci vengono offerti i valori da mettere, meno 6, meno 8, anzi sarebbero questi, meno 0,4, meno 0,5, eccetera, e
031 meno 025 031 per ottenere questo tipo di ingombro. E sono a tutti gli effetti gli ingombri che vediamo qua, meno 04, meno 05. Non tentate di calcolarli mai a mano, sappiate che facendo così semplicemente questo vuol dire che l'ingombro diventa quello. Poi andiamo avanti sulle altre cose che abbiamo. Allora, inventory image, allora queste tiles sono le immagini che vengono fatte, vengono assegnate al nostro oggetto, al nostro cubo. Quindi la prima è l'immagine che viene messa, credo, di sopra, quindi dal top, poi c'è la bottom, quella che verrà messa nella faccia del cubo in basso, e poi ci sono sinistra e destra, quindi laterale e laterale, in questo caso sono uguali. E poi gli mettiamo le cose che vengono messe invece davanti e dietro. In questo caso viene messa la stessa icona, cioè la stessa immagine. Quindi così si dice come è composto questo cubo. Si battezza il cubo. In più poi si dice qual è l'immagine che deve comparire nell'inventario. L'immagine dell'inventario, per intenderci, è quella che vediamo qua, in più abbiamo la wheeled image, che è l'immagine che compare quando sulla mano, quando l'oggetto viene preso in mano, per intenderci, è quella che man mano, adesso facciamoci dare gli oggetti, se noi selezioniamo il 4, dunque aspetta che facciamo quit e poi facciamo 4. Vedete che in mano abbiamo questa immagine e questa immagine è quella che viene usata. Poi vabbè, saltiamo un pochino queste cose, saltiamolo letteralmente. Ecco, vedete che tra le altre cose qui si mette il groups. Ecco, questa è una tecnica che viene usata da questa mod per capire se una cosa è riciclabile o no. Allora, il giornale è riciclabile solo nel momento in cui gli abbiamo dato l'attributo recycle. Vediamo cosa vuol dire recycle. Allora, recycle 1 vuol dire che è riciclabile, verde, 2 vuol dire che non è riciclabile. Ok, quindi abbiamo visto tutto per quanto riguarda il foglio di giornale. Il foglio di giornale fondamentalmente è definito da una struttura che è questa, ecco, che è data da questi cubi, e questo cubo ha queste texture sopra, ha certe immagini e soprattutto è riciclabile. Recycle uguale 1, perfetto. Poi la bottiglia d'acqua avrà tutte le sue caratteristiche. La bottiglia in questo caso vedete che è di una tipologia leggermente diversa, cioè fatta come una pianta, e le piante in Mindtest sono fatte fondamentalmente con due schemi, cioè due piani sovrapposti. Ricordate, l'abbiamo visto, questo qui sono due praticamente disegni, uno incrociati e sul quale è messa la stessa texture. E la texture che gli mettiamo è questa qua, la bottiglia d'acqua.png. L'immagine inventario è quella là, l'immagine quando è indossata sulla mano è questa qua. Saltiamo tutte queste cose qua. Recycle 1, quindi è riciclabile. E l'ingombro anche qua è calcolato in un modo diverso. Ingombro, vediamo, vedete che è Antiamoci un attimo, vedete che è fondamentalmente alto come un cubo normale, ma è un pochino meno largo e un pochino meno profondo. Okay? E questo è definito fondamentalmente da queste sequenze che abbiamo messo lì. Tutto finito per la bottiglia d'acqua, il sacco di spazzatura è a sua volta un plant-like. Quindi vediamo se è vero. Dunque abbiamo un sacco di spazzatura, vedete? Sì, è un plant like, vedete che ha due piani incrociati e anche lui ha un ingombro inferiore. Quindi andiamo a vedere, c'è l'ingombro inferiore qua. Recycle 2,
che vuol dire che non è riciclabile. Sul crumbling non mi pronuncio. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo il pacco di latte Tetra Brick. Tetra Brick è sempre un notebook, perfetto, ha le sue immagini, ha tutto eccetera, ed è riciclabile ed ha il suo ingombro. Poi abbiamo la lattina di Coca-Cola. Ecco, la lattina di Coca-Cola invece è definita come una mesh. La mesh è ottenuta da questo canette.b3d che abbiamo qua, quindi un Blender file che avrà una sua immagine, una texture che, su cui è stato fatto l'unwrap. La lattina di Coca-Cola si ricicla, risacco uguale 1, e questo ingombro qua, buono. Poi abbiamo la buccia di banana. La buccia di banana è una plant-like. Mi ero accorto che era una plant-like? Sì. Non sembra, sembrava quasi una mesh, però in realtà anche lei è ottenuta con due immagini sovrapposte. Geniale. Quindi questa, analogamente, non sto a dire nulla. E poi abbiamo in realtà i componenti più complicati, che sono il sacco, cioè il contenitore, sacco della spazzatura riciclabile verde, e poi quello nero più sotto. Quindi vediamo come sono definito. Quindi il nero è un bidone della spazzatura che è una mesh fatto con pubelle.b3d, tutte le sue caratteristiche. Drop credo che sia la cosa quando lo punciate, quindi lo scavate, alla fine poi drop dentro il vostro inventario questa cosa qua, e quindi lo vedete. Il groups, vedete che qui non c'è scritto se è riciclabile o no, perché lui accetta cose che siano riciclabili. La cosa interessante è che se gli faccio il tasto destro, allora cosa fa? Presenta sostanzialmente una maschera, chiamiamo una finestra, e questa finestra è un dialogo in cui gli dice: questa finestra è di dimensione 8 slot per 4. Questa è una cosa un po' strana, nel senso che si dice, allora diciamo innanzitutto questo si chiama form, quindi finestra di inserimento nera a dimensione 8x4. Vediamo un po' di capire cosa vuol dire. Ok, vuol dire 8x4, ok? Quindi 8 slot, cioè gli slot sono queste cose qua, avete 2, 4, 6, 8. Quindi questo qui è più o meno grosso per contenere 8 slot, e in alto ce ne stanno 4. E poi nel contenuto di questa finestra c'è un'etichetta dove dice, nelle coordinate 0,0, dice questo bidone nero permette di gettare alcuni oggetti. E infatti lo dice qua, condizione 0,0. Poi c'è un'altra etichetta, qui dice tutto ciò che fa, eccetera, eccetera. Poi l'immagine 5,1,3,3, 5,1 credo sia la coordinata iniziale, poi per le dimensioni, quindi 3x3, prende un'immagine e la mette, quindi questa qui è l'immagine, alta 3, 3 slot e larga 3. E ci mette questa immagine, e poi ci mette due bottoni in queste coordinate. Un bottone fondamentalmente che fa il give, e un bottone che esce, che fa l'exit e si chiama quit. Quindi così praticamente questo è un sistema per fare delle maschere, cioè con cui si chiedono dei valori al giocatore. Adesso poi vedremo dopo come si fa a ricevere questi dati, però la cosa interessante è che quando invece si fa on punch, quindi quando si scava, allora qui abbiamo visto cosa succede quando si fa il tasto destro, ma cosa succede quando cerco di scavare? Allora, quando cerco di scavare, lui dice vediamo qual è l'oggetto che si ha in mano, e si chiama questa funzione, quindi fa player get wielded item, quindi si prende l'oggetto che si ha indossato in mano, e poi si prende il nome di quell'oggetto, poi si prende anche il nome del giocatore, e poi si cerca di prendere
si cerca di vedere se l'elemento che si ha in mano ha il gruppo recycle e qual è il valore di questo gruppo. Abbiamo detto che il gruppo 1 vuol dire che è riciclabile e 2 vuol dire che non è riciclabile e qui in questo caso, essendo che noi abbiamo il bidone nero, possiamo accettare solo oggetti del gruppo 2. E quindi a questo punto, se lo accettiamo, cosa vuol dire? Che andiamo a togliere l'oggetto di mano al giocatore, quindi player set wielded item a nil, quindi lo togliamo, lo mettiamo a nullo e torniamo, abbiamo fatto tutto. Basta. Quindi questo è sostanzialmente quello che succede quando c'è la definizione del bidone di spazzatura nero. Per il bidone di spazzatura verde è esattamente identico, addirittura qui abbiamo un form quasi identico, salvo che qui è spiegato delle cose diverse e si usa anche un logo diverso. Infatti, vedete che la differenza fra questo, che è quello nero, e il verde, vedete che cambia fondamentalmente la scritta e il logo. Quindi abbiamo visto anche il verde. E poi l'altra differenza è che è esattamente identico, va a vedere qua che adesso qui è leggermente diverso, quindi da prima, però comunque il concetto, adesso saltate un attimo, quindi se non stiamo facendo un corso di Lua, chi è interessato poi lo faremo, ma adesso capiamo sostanzialmente che fa la stessa cosa, solo che si domanda se il gruppo di appartenenza è l'1, cioè quello riciclabile. E questo sempre se faccio il punch, mentre invece se faccio il tasto destro fa un'altra cosa. Ora, l'unica cosa che ci manca è capire cosa succede quando si compila la finestra, con tutte, quindi quando si compila il bottone di exit, vabbè, fa il quit, ma quando faccio il give, cioè quando voglio ottenere l'informazione, allora viene fatto partire quest'ultimissimo pezzo del codice che dice quando si ricevono dei dati, dei campi dal giocatore, allora si domanda, vogliamo fare il quit vuol dire che è l'operazione di exit di questa, allora quit vuol dire non fare niente, ma se invece abbiamo valorizzato il give è questo, allora in questo caso prendiamo il giocatore e al suo inventario gli aggiungiamo, nell'inventario principale, gli aggiungiamo l'item che si chiama recycle e poi il DOM, quindi gli diamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item e poi qui c'è scritto un print di per debug. Ora, scusate se sono stato un po' lungo però è interessante, volevo solo, cioè in realtà poi per farlo in modo ci va ben più di questo. Però vedete che sapendo leggere un briciolo di come sono strutturate le mod, si riesce anche a capire come funzionano, no? Nel senso si capisce quali sono le azioni che potete fare, su quali oggetti, potete vedere in anteprima gli oggetti e potete quindi capire come funziona. Questo è importantissimo soprattutto per le mod in cui non c'è documentazione, quindi l'unica documentazione è il codice della mod scritto in Lua e quindi useremo quello. Questa mod mi piaceva abbastanza perché è una delle mod più semplici, a parte Alphabet, che ho trovato, che però, pur essendo abbastanza semplice, riesce già a mettere insieme una serie di concetti molto potenti. E riassumiamo i concetti sono la possibilità di definire dei nodi e questi nodi assegnargli delle caratteristiche che poi consentono a questi oggetti, una volta usati, avendoli in mano, di interagire con altri oggetti attraverso il punch, quindi col punch.
Quindi, oltretutto, qui è una cosa strana perché su Mindtest, quando si fa il punch, non è che si distrugga l'oggetto che si è in mano, ma si distrugge l'altro. Invece, qua sta dicendo, niente, se faccio il punch, viene distrutto, cioè quindi simulo l'operazione di buttare via un oggetto. Quindi, per questa sessione è tutto. Dicevo, chi altri di voi vuole approfondire, volesse approfondire di più le mod, Lua, eccetera, glielo lascio approfondire da soli. Sappiate che questo è sempre, come al solito, la cima la punta dell'iceberg. E per gli altri, che magari non sono riusciti a seguirmi in tutto ciò, però almeno sappiano come frugare sui modelli o le texture, giusto per avere un'idea vaga di quello che fa la mod. E con questo è tutto. Buona serata.